Amici di Obiettivo News, buongiorno, ci troviamo quest'oggi in un luogo molto speciale. Intanto siamo in pista, non ci saranno gare, non ci saranno cronometri. Oggi c'è Campioni per un giorno, dedicato ai bimbi dei reparti di pediatria dell'ospedale di Cirié e del Regina Margherita. Una settantina di bimbi che fra qualche istante saliranno sulle auto da rally per una giornata indimenticabile, emozionante, una giornata di sorriso per questi bimbi. Sono loro i veri campioni per un giorno. La ricerca importante per quel percorso che porta a curare questi bimbi. Ad Alberto Brack del Prever è primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Cirié. E queste manifestazioni, dottore, servono per proseguire questa strada. Di strada ne abbiamo fatta tanta, ma ce n'è ancora da fare, vero? Sì, è verissimo. È bellissimo ritrovarsi dopo i 3 anni di sosta forzata dovuta alla pandemia, per cui non ci si poteva più incontrare per occasioni come queste. Oggi poter rifesteggiare questi bimbi che arrivano dalle pediatrie di Cirié e dell'ospedale Regina Margherita è un vero piacere. Sono bimbi che hanno sofferto, che hanno patologie più o meno importanti, e innanzitutto quindi far passare loro una giornata su questi bolidi nell'allegria, nel piacere di una bellissima giornata in questa sede anche estremamente piacevole è il primo momento importantissimo. Poi non secondario il grande aiuto che arriva alla ricerca e alla possibilità di meglio curare i bimbi malati proprio con nuove apparecchiature, con strumenti sempre più moderni, in una sede che sia accogliente per loro e per le loro famiglie. Ecco, un'edizione 2023 dove è chiaro l'intento è di proseguire su questa strada. Dicevamo prima, dottore, tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare. Assolutamente sì, non ci si deve fermare, come non ci si ferma con una macchina. La ricerca, l'assistenza deve andare avanti. In campo pediatrico i passi avanti sono stati enormi in questi ultimi anni, si sono individuate nuove malattie, nuove motivazioni delle malattie e ci sono nuove possibilità di cure che richiedono però apparecchiature moderne, adeguate alle necessità, e quindi è molto importante che le nostre strutture in Italia siano dotate di queste apparecchiature. Questo tipo di manifestazioni, dottore, crea anche delle sinergie, delle collaborazioni, delle amicizie con voi che lavorate con i bambini e chi organizza questi eventi con le auto da rally. Devo veramente ringraziare in maniera enorme, incredibile, l'aiuto di tutto il team organizzatore di questa giornata. Ormai sono anni che ci sono vicini, che ci aiutano, ci sostengono, e questa è una spinta veramente importante anche per il nostro lavoro, per tutti gli operatori della nostra sanità, sapere che c'è chi fa sforzi per aiutarci, per avere a disposizione tutte le cose migliori. Quindi grazie veramente a tutti gli organizzatori per il sostegno degli anni passati e di oggi, ovviamente. Beh, a loro sì che dobbiamo davvero dire buon lavoro. Grazie, dottore. Grazie a tutti. Grazie.